Ormai l'ho detto a tutti, sono pazzo di te. Siamo al Sacro Cuore con Don Pino per parlare della lotteria del Sacro Cuore. Ci può spiegare qual è lo scopo e cosa si vuole raggiungere quest'anno con la lotteria? Certo. Siamo alla terza edizione della lotteria del Sacro Cuore di Gesù. E quest'anno l'iniziativa è partita proprio dai laici, dai nostri operatori, parrocchiani tutti. È stato lo stesso Consiglio degli Affari Economici della parrocchia che ha fatto proprio richiesta che si riprendesse questa iniziativa. Per quale motivo? Tre, fondamentalmente. Il primo motivo è che l'opera che da 6 anni stiamo cercando di costruire non è ancora giunta a completamento, ma soprattutto ci sono ancora molti debiti da pagare. Allora stiamo chiaramente attivando tutte le possibilità di finanziamento per concludere il debito che c'è. E questo va a vantaggio soprattutto della spontaneità e dell'amore che i nostri parrocchiani hanno dimostrato. L'oratorio del Sacro Cuore lo stiamo compiendo unicamente grazie all'aiuto dei nostri parrocchiani. Fino ad ora istituzioni o altro non sono per niente intervenuti. La seconda motivazione che ha suscitato la terza edizione è il fatto che si è visto che proprio in questa gara di solidarietà per contribuire alla costruzione del nuovo oratorio, la lotteria è stato un buon veicolo di aggregazione, di comunione, di ritrovarsi sotto una stessa identità, apparteniamo al Sacro Cuore, no? E quindi vogliamo far sentire la nostra voce. Quindi il Consiglio Pastorale Parrocchiale proponeva che questo diventasse quasi una tradizione della nostra comunità. Terzo, la lotteria è legata anche ad un altro momento di forte aggregazione della nostra comunità parrocchiale, che è il Festinsieme, la festa patronale del Sacro Cuore di Gesù, che non è soltanto una festa religiosa, ma è una festa di tutto il territorio, del territorio che gravita attorno alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, che unisce, che fomenta, che aiuta, che ci fa sentire, ecco, persone con una dignità molto forte, quella di essere figli di Dio, proiettati verso il futuro di questo nostro rione. Quindi è un'occasione comunque per stare insieme, ma anche per fare del bene in questo caso. E i nostri spettatori dove possono trovare comunque i biglietti? Innanzitutto qui in parrocchia a chiunque fanno riferimento troveranno subito dove poter acquistare. Poi ci sono i nostri giovani che sono un po' sparsi lungo il territorio, soprattutto lì dove avvengono delle manifestazioni, loro ci sono con la locandina del Sacro Cuore e con appunto la vendita del biglietto. E poi ci sono tanti amici che ci stanno aiutando anche loro stessi nella vendita con il blocchetto della lotteria. Diciamo che il prezzo del biglietto è proprio simbolico. Sì, 2 euro un biglietto che dà la possibilità anche di grossi premi. Infatti, possiamo vedere una macchina. Poi c'è un televisore, poi c'è un computer, una videocamera, una fotocamera, questi sono i 5 premi iniziali, ma poi ci sono tanti altri, arriveremo sicuramente a una quindicina di premi che quella sera dell'1 giugno poi saranno estratti. Ormai abbiamo un valido comitato lotteria che viene presieduto in quei giorni della estrazione dalla notaio Calderisi, la quale poi, ecco, appunto, presiede tutte le operazioni di giuria del comitato. Allora, noi adesso, come ladies and gentlemen, andiamo a comprare un biglietto. Yeah.